Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ma guardi, ne vorrei parlare un attimo, se mi dà un po' di tempo, con pacatezza, perché l'argomento viene affrontato in modo anche demagogico. Prima cosa, che cos'è l'attività politica? Io in questo momento sono venuto al Senato, ho votato la fiducia, sono collegato con voi, anche questa è un'attività politica, no? Voi ci invitate a delle trasmissioni per rispondere a questioni politiche, perché bisogna capire che cos'è l'attività, non è che noi facciamo i cottimisti in base a quante leggi si approvano, anzi io sostengo che in Italia ci sono troppe leggi e che per ogni legge che si approva bisognerebbe abrogarne 10, 20, 50, perché non è una fabbrica di automobili, dipende dalla qualità dell'azione e le leggi sono numerose e forse bisognerebbe abrogarne. Dopodiché questa secondo me è un'attività pubblica politica. Vengo dalla riunione del mio movimento politico Forza Italia che abbiamo tenuto stamattina per indire il congresso del partito, così le do anche una notizia, che si terrà a fine febbraio. È morto Berlusconi, Tajani è stato eletto dal Consiglio Nazionale segretario, però c'è un congresso con gli iscritti, certo. Quindi abbiamo fatto una lunga riunione di 2 ore con i dirigenti per organizzare questo. Dopodiché io dall'8 al 10 settembre insieme ai giovani, colgo l'occasione, invito le vostre telecamere, organizzo un incontro Azzurra Libertà con 500 ragazzi di Forza Italia, apriremo la stagione politica per fare un convegno dall'8 al 10 settembre, non è che ci si ritrova il 7 sera, chiaro. Quindi io stasera parlerò con i dirigenti di Gaeta dove si tiene il convegno, andrò a fare un sopralluogo, prenotiamo gli alberghi, facciamo il programma, passiamo delle giornate al telefono a organizzare. Dal 29 settembre al 1 ottobre faremo un incontro nazionale di Forza Italia, il 14 ottobre faremo la conferenza degli enti locali. Le voglio dire, quindi lei dice che i politici comodo, in vacanza, no? Non ci vanno mai, stare in una seduta no, lavorano no, sempre, ci vanno pure, faccio anche qualche bagno se capiterà, l'anno scorso ci furono le elezioni, non le abbiamo fatte le vacanze, ma non siamo dei martiri, quindi non siamo né dei martiri che non fanno le vacanze né dei privilegiati. Io che sono un dirigente politico, la fase meno scomoda è quando, non so, presiedi i lavori dell'aula, sono in aula dove c'è l'aria condizionata, si interviene, certo. Si schiaccia il microfono, organizzare il convegno, fare tutte le cose che le ho detto è più faticoso, è attività politica. Quindi il tema, chiaro. È, lo dico a lei che è un giornalista attento, che cos'è l'attività politica? Cioè Cremaschi fa il sindacalista, sta qui, parla, difende le sue tesi, certo. Secondo me sta svolgendo un'attività politico-sociale, allora. Dopodiché andare in televisione è più divertente e comodo che andare a fare una riunione in periferia, ma io ieri sera ho fatto anche quella, chiaro. Quindi inviterei l'informazione ad avere una visione più generale dell'attività politica, sindacale e pubblica. Io raccolgo il suo invito e chiedo